Bentornati diavoletti, bentornate diavolette qui su Heller Channel. Oggi vi propongo un video haul, preparatevi, un video haul molto molto lungo e è particolare perché in questo video haul vi farò vedere parecchi acquisti che ho fatto per realizzare una nuova rubrica che c'è qui sul canale, che è una rubrica dedicata ai do it yourself. La rubrica ve la lascio nelle schede, che le trovate nel pallino informazioni. Ovviamente, se siete curiosi di sapere che cosa ho comprato, non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Io vi mando il solito bacio, e vi aspetto dopo la sigla. Oh, raga, non so più come mettermi perché qua ho intorno tutta la roba. Voi ovviamente non la vedete, ma qua praticamente sono tutte le cose che voglio farvi vedere, per cui praticamente ho il divano sommerso. Parto subito, così almeno non vi faccio aspettare troppo e cerchiamo di non far durare troppo anche questo video. Uno dei tutorial che ho già registrato e che vi proporrò tra qualche giorno, penso finito Sanremo, non so se lo vedrete prima o dopo di questo video, è il tutorial di queste unghie, che sono unghie finte, ovviamente, ispirate alle Socate di Louboutin. Vi lascio una foto, le famosissime celeberrime scarpe di Louboutin, che io adoro personalmente. Ho voluto dedicare questa manicure, questa nail art, molto molto semplice da realizzare in 5 minuti, ma secondo me è veramente elegantissima quanto le Louboutin. Per far questo sono andata da Acqua e Sapone e ho comprato due smalti nude, che sono questi due. Io ho preso questi due che costano 1,90 l'uno e sono della marca New York Color. La linea è Shine in a Minute perché si praticamente asciugano subito. Ho preso due tonalità di nude, una più chiara che questa, che poi è quella che ho sulle unghie, e una più scura che invece non l'ho usata perché non sapevo come rendevano sulle unghie, per cui volevo essere sicura di averla durante il tutorial. Questa è la 104, questa è la 101. Già che c'ero, ho preso questa cosa qua che era in offerta, che praticamente sono le salviettine struccanti della Leo Crema all'olio di argan 100% biologico. Le ho trovate in offerta a 1 euro. Sono quante salviettine? 25 salviettine, per cui le ho comprate e ho detto proviamole. Tenete conto che io le salviettine non le uso per struccarmi, ma le uso per pulire il packaging dei trucchi oppure per pulirmi le mani prima di registrare i video dopo che mi sono truccata, per cui queste le uso veramente tanto. Poi ho trovato in quei cesti, che sicuramente ci sono anche nel vostro Acqua e Sapone, i cesti delle offerte, ho trovato queste ampolle che erano praticamente buttate liberamente lì, costavano 50 centesimi l'una, sono sicura di riuscire a fare più lavaggi con una stessa ampolla e sono ampolle riparatrici della testa nera. Allora, questa qua è quella per capelli spenti e sciupati alla cheratina liquida e questa qua invece è quella per capelli secchi e danneggiati sempre alla cheratina liquida. Da Acqua e Sapone ho comprato questo, che non voglio spendere tanto, cioè il motivo per cui faccio questi tutorial è perché mi è piaciuto riuscire a realizzare delle cose fighissime spendendo pochissimo oppure addirittura riciclando cose che avevo già in casa. Per cui, insomma, non sono andata a comprare delle cose impegnative per farvi il tutorial. Ecco, sono andata in questo negozio tutto un euro e ho comprato questi due vasi, uno piccolo e uno grande. Questo qui è costato 2,50 e questo qui è costato 3,50, per cui per la bellezza di 6 euro ho preso questi due vasi. Questo set di aghi, questo l'ho pagato 1 euro. Ci sono aghi, quelli normali, piccoli normali per cucire, che sono questi due, questo è un po' più grande per tessuti più spessi, questo è per i tessuti normali o bottoni. Poi c'è questo che non so che cosa, a che cosa serva, se lo sapete scrivetemelo nei commenti per favore perché non ho idea di che cosa sia. Poi ci sono questi aghi grossi invece, che praticamente sono per i tessuti tipo lana, i tessuti spessi, lana, cuoio, pelle, fodere del divano, insomma questi tessuti qua, che sono quelli più interessanti per realizzare in effetti quelli che sono dei tutorial, dei do it yourself, magari di home decor, eccetera. E in più c'è questo qua che è quello arcuato,
appunto per i tessuti quelli molto molto spessi, come possono essere per esempio tipo la pelle, che io non userò mai, ma anche tipo la plastica, quelle per fare le borse. Poi ho preso sempre un euro un set di fili, questi bianchi sono praticamente scivolati nella borsa, ma erano pari a questi neri. E poi ho preso uno scotch biadesivo, sempre a un euro. Sempre nel negozio, quello di tutto un euro, ho preso questi stuzzichini, che sono quelli che mi sono serviti a fare il tutorial, quello divertentissimo con mia nipote, dell'albero dell'amore di San Valentino. Se non l'avete visto andatevelo a vedere, perché c'è lei che, insomma, non posso riprenderla perché mia sorella non vuole, però si vedono proprio le manine che fanno le cose, cioè mi ha fatto morire dal ridere, insomma, se volete farvi guardarvi un video un po' divertente, guardatevelo. Poi, siccome volevo trovare dei fiori finti, che poi alla fine non ho trovato, sono andata in un altro negozio tipo di cinesi, dove però ho trovato delle altre cose che mi servivano sempre, ovvero due cuscini di queste dimensioni. Questo è proprio l'interno del cuscino e l'ho pagato 2,80 credo, che voglio rifoderare in maniera molto molto particolare. Poi ho trovato questi brillantini, sono brillantini per unghie, ma sono brillantini per unghie in polvere, quindi ne ho presi tre, un argento, un oro e uno bianco, per fare delle decorazioni molto particolari, quelli pagati meno di un euro. Invece a un euro, sì, credo un euro o 1,60 euro, comunque meno di 2 euro, ho preso questi due smalti di questa marca che si chiama Melissa, che non ho idea di che marca sia. Uno è con i pallini bianchi e neri e uno invece è pieno di sbralusenti di quest'oro un po' cangiante, un po' strano, insomma. Li ho presi non tanto per le unghie quanto proprio per fare questi do it yourself così particolari che volevo fare. Un'altra cosa che ho preso sempre dai cinesi è la colla per le unghie, che appunto ho utilizzato per queste unghie qua. Ah, un'altra cosa che ho preso dai cinesi sempre sono queste mollettine, anche queste che mi servono per fare qualche do it yourself, più che altro per tenere fermi, sapete, tipo i cartoncini, queste cose qua, e le ho pagate tipo 30 centesimi, ce ne sono dentro 20 se non mi sbaglio, no, 12 pezzi. Poi sono stata da Leroy Merlin e ho preso un po' di cose del tipo colla, scotch. In realtà questa è una gaffa che mi serve per fare un lavoro veramente fighissimo, ma veramente ve lo dico. Poi ho preso dei piedini, che io questi li utilizzo sotto qualunque cosa, sotto le candele, sotto i barattoli, giusto per non rovinare il mobile, e li prendo. A volte se sono troppo grandi li taglio con la forbice e ne metto 4 agli angoli, ma comunque mi servono sempre tantissimo, li ho trovati in offerta. E poi ho preso, per farvi dei tutorial fighissimi, questi due set di specchi. E qua non vi anticipo niente perché non voglio spoilerarvi niente, ma voglio fare veramente dei tutorial fighissimi che ho visto in rete e li voglio rifare a modo mio, ispirandomi anche a delle cose molto molto di lusso, di Chanel, di Louis Vuitton, insomma, queste cose qua. E ho preso queste, ho speso tipo 10 euro, 9,90 euro, una roba del genere, per tutto. Gaffa compresa, che solo questa costa 4 euro e qualcosa. Dopodiché, come vi ho detto, non riuscivo a trovare i fiori finti, per cui sono andata da Steflor, che è un negozio, diciamo così, che vende più che altro un decor, animali e piante. E lì è stato lo sfacelo mio, ragazzi, perché ho trovato, oltre ai fiori, che li ho trovati molto più belli e che costavano molto meno di quelli che avevo visto dai cinesi, che proprio non li ho presi perché mi facevano schifo. Guardate che belli. Questo mazzo di rose, col quale vi farò più di un do it yourself, perché sono tantissime, l'ho pagato 15 euro intero. Meraviglioso, veramente. Poi ho comprato questo set di pennelli a spugna, che non avevo. Questo scotch biadesivo, ma la particolarità è che è piccolissimo. Per trovare lo scotch così sottile, veramente, raga, ci ho messo una vita, non potete capire. Questa scatola rotonda, io ho la mania delle scatole, raga, che voglio decorare insieme a voi, con questo pezzo di polistirolo da mettere dentro. Vi lascio solo immaginare cosa ci posso fare. Poi ho comprato questi lumini che si accendono al posto della candela, li ho comprati più che altro per fare le foto,
Ecco, già non va più. Ah no, ecco, va. Vedete che è rosso? Si accendono e sono tutti colorati, continuano a cambiare colore. Le ho comprati per, appunto, per fare le foto al posto delle candele. Avendo comprato i pennelli, ho comprato anche le vernici. Vernice di oro rosso, acrilica. Vernice nera, acrilica. Pulitore per pennelli. Ma lo sfacelo è arrivato quando ho scoperto che c'erano delle offerte sulle Yankee Candle. Raga, ho preso un botto di Yankee Candle. Allora, innanzitutto ho preso queste due jar. Questa qui è la cannella e questa qui invece è Sparkling Snow. Raga, sa di sapone, non potete capire, buonissima. Questa non l'ho ancora accesa, quell'altra l'ho già accesa durante queste serate. E poi ho preso una cosa come una ventina, credo, di cialde e moccolini. Ah, ho preso anche questo nastrino, sempre da utilizzare per un do it yourself. Anche questo ho trovato tipo a 90 centesimi, bellissimo, di cotone con le righine rosa. Magari qua non si vede bene, però poi nei do it yourself li vedrete tutti nel dettaglio. E invece delle Yankee Candle ho preso questi due moccolini. Uno Amber Moon, è buonissimo, non so di cosa sa, ma è buonissimo. E uno Red Apple Vret, anche questo è tipo... è una cosa natalizia, perché in realtà era tutta la linea natalizia che era in offerta. Comunque è buonissimo, mi piace veramente tantissimo. Poi ho preso questa cialda di Kilimanjaro Stars, che non era in offerta, ma ne avevo sentito parlare talmente bene che volevo provarla assolutamente, e infatti la proverò. Poi ho preso anche questa che non era in offerta, Autumn Night. Anche questa mi piaceva tantissimo, mi sa un po' di profumo... Ce l'avete presente Fahrenheit, il profumo da uomo? Ha quella nota lì, però non è così forte, ma mi piace tantissimo, per cui l'ho voluta prendere anche se non era in offerta. Sempre non in offerta ho preso questa Aloe Water, perché anche se non mi piace l'odore, cioè è un odore che è stranissimo, sembra quasi di melone, ma in realtà quando ti allontani è come se fosse una specie di retrogusto dell'odore, è di spa. Mi sa proprio di spa, per cui niente, la devo provare per forza, mi piace tantissimo. Poi ho fatto scorta ovviamente di tutte quelle che venivano a metà prezzo, perché, cioè, potete capire, da 2,50 euro mi costavano meno, no, poco più di un euro, e quindi ho fatto veramente scorta. E qui abbiamo Ginger Dusk, Hollis Bright, che è appunto una candela natalizia, Sparkling Snow, che è quella della jar, che è buonissima, l'ho presa anche appunto in cialdina. Poi abbiamo Christmas Garland, che sa di Natale, cioè sa proprio di Natale. Un po' di acqua belva era, sì, tipo un po' di pino silvestre, quelle robe lì dei nonni. Macaron Treats, che sa di macarons. Christmas Ivy, anche questo sa di Natale. Sono tutte fragranze diverse, ma effettivamente ti ricordano tutte più o meno il Natale. Sarà che sono tutte un po' con mele e cannella, non lo so. Sempre Christmas Ivy, Ginger Dusk. E poi ho preso una cialda di questo Festive Cocktail, che sa di cocktail, ma non so dirvi di cosa sa. Cioè, non è un cocktail particolare. È un misto tra lo spritz e il Negroni. Comunque dolciastro, tipo Aperol. Boh, come vedete, ne ho per anni. Oramai posso profumare case, 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 palazzi interi per tanto, tanto tempo. Il mio shopping era questo, vi farò prestissimo un altro video haul, lo so, però è giusto che vi faccia vedere che cosa mi è arrivato invece dalle aziende. Spero di non avervi annoiato, ma anzi di avervi tenuto un po' di compagnia. Ovviamente vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a questo punto, vi chiedo di lasciarmi un commento con un cuoricino, così so che siete arrivati fino a qua. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.